Io credo che quella di oggi sia una grande manifestazione politica, perché per la prima volta si è riunita una cittadinanza dinanzi a un problema serio che unisce tutti i cittadini ostunesi e che rappresenta il primo elemento di attrazione turistica del nostro paese, ovvero il bianco. Ed in particolare credo che questa si può dire sia organizzata dal Partito dei Bambini, che saranno coloro i quali avranno la responsabilità di tramandare il senso di una storia anche alle generazioni che verranno. È quello di sensibilizzare i cittadini al bianco, a questa perdita di identità che c'è purtroppo, che stiamo notando, e abbiamo deciso di riunirci in questo tratto di Via Lorenzo 40 per sensibilizzare un po' tutti quanti, dai cittadini agli amministratori che sono presenti qui, tutte le forze, e la cosa ci fa molto piacere. Non vuole essere una manifestazione di contestazione, ma solo ed esclusivamente di attenzione nei confronti del bianco, della città bianca. Il prossimo appuntamento potrebbe essere una raccolta fondi per contribuire e dare una mano alla nostra amministrazione, che ha chiesto anche nei giorni scorsi di imbiancare un pezzo di un vicolo o un pezzo di Ostuni, quindi noi vogliamo dare il nostro contributo. È una bellissima giornata di sole, ma soprattutto è una bellissima giornata per la città di Ostuni, perché per la prima volta la città si ritrova al di là dei colori politici, al di là di tutto, e qui oggi siamo a testimoniare l'amore per la città, per Ostuni, la città bianca, e io credo che il flash mob di oggi possa servire in futuro per aiutare l'amministrazione e soprattutto aiutare i cittadini comuni a capire il patrimonio e il valore che ha questa città per l'esterno, per i turisti e per tutti quelli che abitano la città ogni giorno dell'anno. È bello ritrovarsi qui oggi fra i cittadini che vengono da tutta la città. Io, che sono abitante del centro storico, mi rendo conto di quanto sia grave questa situazione, lo ripeto da 3 anni. Ripeto che c'è una mancanza di manodopera, ripeto che c'è un problema da 3 anni sul bianco calce. Mi auguro che questa giunta, che oggi vedo in gran parte presente, risolva davvero i problemi e soprattutto prenda come risoluzione del problema il consiglio che 3 anni fa ho dato in consiglio comunale, e cioè creare una cooperativa, anzi la cooperativa già c'è, quella che usa il verde, che fa il verde pubblico, che pulisce il verde pubblico, e dargli un incarico per poter incalciare non solo le mura di Ostuni ma anche le case dei privati cittadini e far rispettare quell'ordinanza che da anni produce il comune di Ostuni in mora ai proprietari. Tutti i proprietari vogliono imbiancare le loro case, ma ci sono alcune case che non sono imbiancabili perché non c'è più la manodopera e soprattutto perché bisognerebbe andare a prendere in prestito le case degli altri, e non è una cosa semplice, ci vorrebbero permessi e delle lungaggini burocratiche che solo il comune può risolvere. Quindi mi auguro che questa presenza volontaria e non politica di tutta la giunta, della gran parte della maggioranza, porti a riprendere come nocciolo di questa questione la mia battaglia di 3 anni fa, e la porti in consiglio comunale e risolva questo problema finalmente, un problema annoso che sta diventando la peculiarità di Ostuni, la città bianca, e l'incalciatura. Ci rivediamo qua, sono sicuro che questo problema non si risolverà, mi dispiace ma è così. Penso che la manifestazione di oggi abbia raggiunto il suo obiettivo, cioè quello di attirare l'attenzione su un tema che è all'ordine del giorno della nostra città. L'augurio naturalmente che io mi faccio è che questo entusiasmo che caratterizza tanti amici che vogliono bene al paese sia trasferito anche al resto dell'umanità, perché altrimenti non sarà sufficiente. Quindi è un entusiasmo che deve essere trasferito all'amministrazione comunale, che ha fatto e farà la sua parte, ma soprattutto a tutti quei privati che devono dare esecuzione e attuazione, come si dice, bonaria, spontanea all'ordinanza sindacale. Fa sempre piacere, ecco una constatazione di fondo, fa sempre piacere constatare di non essere soli a combattere delle battaglie giuste, e quindi vedere tante persone sensibili è importante e significativo, vuol dire che depone bene per l'esito di questa avventura, di questa iniziativa. Vorrei dirvi che in questo momento in molti ci stanno ringraziando,
Ci ringraziano i nostri antenati che iniziarono ad imbiancare con la calce le mura di Ostuni per assicurare la lucentezza nelle viuzze e nelle stradine. Ci ringraziano le nostre donne che avevano sempre un scupariedo con usicchie e nucatine chine de cangia pronte a imbiancare lo scalone. Ci ringraziano tutti i terrarulu che hanno protetto e consegnato a noi questa parte importante della nostra città. Ci ringraziano i turisti che sono giunti dopo nella nostra terra spinti dal forte richiamo del candore delle nostre bianche mura. Quella di oggi è una grande dimostrazione di come nel nostro sangue circola l'amore per la nostra città e per il bianco che ci contraddistingue da secoli. Quel bianco che salvò i nostri avi dal contagio della peste e che oggi ci permetterà di affrontare con rinnovato vigore il momento di difficoltà che ci attanaglia. La mobilitazione unanime di questa mattina è prova di quanto gli ostunesi vogliono sentirsi innanzitutto ostunesi per davvero, fortemente radicati quindi ad una identità fatta di secoli di calce viva, ma soprattutto rivolti ad un futuro prossimo fatto di storia vissuta per costruire i propri affetti e il proprio lavoro. Quel futuro prossimo che parla di un'economia basata su un turismo che vogliamo sia sempre migliore. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di ripartire dai nostri valori, dalla nostra città e quindi dal rione madre, la terra, elemento essenziale della nostra notorietà in tutto il mondo con il suo brand naturale, la città bianca. Abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa flash, nata già da tempo, sia attraverso la rete sia per strada e sia nei punti di ritrovo, perché si avvertiva un senso di angoscia a causa di un colore che in questo ultimo periodo non è più bianco così come lo ricordavamo, in particolare qui sulla cinta muraria. È una manifestazione utile a sensibilizzare tutti, cittadini per primi, attraverso l'educazione e la cura che a volte manca quando, ad esempio, si lasciano andare dichiarazioni d'amore scritte sui muri, ai proprietari delle case che hanno la responsabilità di assicurare il bianco delle loro abitazioni, agli amministratori attuali e futuri che devono guardare allo slogan Salviamo il bianco quale manifesto politico di una nuova città, appunto Astuneon, Ostuni, ai bambini che saranno uomini e donne ostunesi e che avranno il dovere di tramandare il senso di una storia secolare alle prossime generazioni. Da oggi vogliamo dimostrare che abbiamo bisogno tutti insieme di restituire dignità alle nostre bellezze attraverso la custodia e non l'incuria, la mostra e non la svendita, la passione e non l'indifferenza. Abbiamo bisogno di ricondurre le azioni, le buone pratiche al simbolismo di questa manifestazione. Da domani lanceremo una serie di iniziative con le quali finanziare parte dei costi totali che serviranno all'amministrazione comunale per tinteggiare le bianche mura. Di queste prossime iniziative ne abbiamo già alcune in cantiere, le condivideremo in rete in modo tale che sarà fondamentale il contributo di tutti. Non sarà una raccolta di fondi o una mera petizione popolare, bensì un autentico impegno per il bianco della nuova città. Da qua passa la via. Buona domenica a tutti voi ostunesi, figli del bianco. La terra ringrazia.